È uno degli atleti che fanno parte della nazionale italiana, uno dei più conosciuti per quanto riguarda la specialità della spada. E in questi campionati Angelo sei stato eliminato forse in maniera clamorosa. Da che cosa dipende? Ne stavamo parlando proprio ora con il presidente. Da che cosa dipesa questa tua eliminazione? Clamoroso non direi tanto, io 3 mesi che ero fermo, ho fatto l'epatite virale, rientravo dopo 10 giorni di allenamento. Quindi sei ancora indietro con la preparazione? Diciamo che sono all'inizio. È clamoroso solo per il fatto che vincevo 8 a 4 e ho perso 10 a 8, quindi questo è proprio negativo per uno che ha l'esperienza come me sulle pedane. Però d'altra parte non potevo pretendere di poter vincere un campionato italiano assoluto di buon livello con una preparazione sommaria, insomma. Però mi accontento già di quello che ho fatto. Allora, ti chiediamo subito una previsione per quanto riguarda questa finale. Si stanno già preparando gli atleti, vi ricordo Rese Gotti alla vostra sinistra e Pantano alla vostra destra, è la finale per il primo e secondo posto della spada maschile. Ci vuoi presentare un attimo tecnicamente, per quello che tu li conosci naturalmente, questi due atleti? Chi ti sembra favorito rispetto all'altro e perché? Dunque, parlare di favoriti è difficilissimo, perché bisognerebbe conoscere un po' il modo con cui uno tira con l'avversario, perché ormai ci conosciamo tutti a tal punto, soprattutto ci alleniamo sempre insieme e non si può mai dire, ci conosciamo con vita, morte e miracoli, proprio qualsiasi azione che facciamo sappiamo qual è, quale possiamo opporre o viceversa, insomma. Questi due atleti hanno caratteristiche completamente differenti, uno la scuola milanese, Rese Gotti, tira con un'impugnatura francese, ha una scherma molto più volante, molto più, diciamo, istintiva e naturale. L'atleta di destra, Stefano Pantano, quello più alto per chi guarda, assiste all'incontro, invece è romano, un atleta costruito pienamente perché ha una scherma molto sul ferro, quindi noi diciamo molto più meccanica, un po' più rigida. Sono due atleti che hanno ottenuto dei discreti risultati in campo internazionale. Se devo dire un favorito, per me, secondo me il successo non dovrebbe sfuggire a Stefano Pantano, però magari poi vince 10 a 1 l'altro. Bene, allora vedremo se nel proseguo dell'incontro se la tua previsione sarà stata esatta. Intanto Stefano Pantano, quasi a volerti a voler confermare la tua impressione, ha messo a segno prima la prima stoccata e poi ora un colpo doppio, per cui in pratica conduce 2-1 nei confronti di Sandro Resegotti. Tra l'altro sono entrambi combattono entrambi per la stessa società, che sono le Fiamme Oro Roma. Ricordiamo per i nostri telespettatori che il presidente della giuria è Paolo Azzi. Allora, 3-1 ancora per Stefano Pantano. Per quanto riguarda le semifinali alle quali abbiamo assistito e anche la finale per il terzo e quarto posto, quale ti è sembrato l'incontro tecnicamente più interessante, Angelo? Sono stati due incontri completamente diversi, proprio per il fatto dell'impostazione tecnica dei due atleti, dei quattro atleti impegnati, come tipo di scherma. Per uno che è intenditore sicuramente ha potuto assistere a un tipo di scherma volante, invece a un tipo di scherma molto più meccanica. Tecnicamente sono validi tutti e due i tipi di modo di combattere. Io ho apprezzato di più quello fatto volante naturale, quindi il mio giudizio è un po' viziato da questo fatto. Però diciamo sono stati due belli incontri, hanno messo in mostra il valore tecnico giusto degli atleti, quindi diciamo che questi atleti in finale sicuramente in questo momento sono più forti degli altri due atleti che sono usciti in semifinale. Con Angelo Mazzoni parleremo poi nel corso ancora del tempo che abbiamo a disposizione della nazionale di spada. Non crede assolutamente di sfuggire a questi interrogativi, che peraltro insomma fanno parte degli interrogativi che si pone il mondo della scherma in questo periodo, peraltro mondo della scherma italiana che può essere più che soddisfatto di quanto finora ha fatto, perché lo ricordiamo ai nostri telespettatori, la scherma per quanto riguarda l'Italia è lo sport più decorato tra tutte le discipline sportive, quindi fino a questo momento possiamo, ripeto, essere soddisfatti. Intanto Pantano si è portato a 4-2 nei confronti di Resegotti. Pantano, vi ricordo, è l'atleta alla vostra destra, che combatte alla vostra destra, in questo momento sta cercando di difendersi da un attacco di Sandro Resegotti. La linea, cioè
arrivato. Risigotti ha tentato una linea, non c'è arrivato, l'altra ha contrastato e è andato a colpire al petto. Pantano ancora 5-2. Ancora vantaggio. Sei 2, mi sembra che veramente la differenza alla quale ci stavi accennando poc'anzi risulti in maniera evidente da questa finale. Sì, insomma l'incontro, non dovrebbe, visto come è andato fino adesso, non dovrebbe avere ulteriori sviluppi in senso favorevole a Resegotti, anche perché non riesce a mettere in difficoltà Stefano Pantano, che sta facendo bene o male il suo gioco, che adesso questa volta è una stoccata che non ha messo a segno, che però è arrivata praticamente molto vicina. L'atleta in questo momento è abbastanza in forma e motivato per vincere questi campionati italiani, anche ne approfitta del fatto che gli atleti più forti, non modestamente, sono fuori, nel senso Sandro Cuomo, io, Andrea Bermond, sono usciti dalla competizione. Diciamo che l'atleta più forte sicuramente era Sandro Cuomo, anche lui però reduce da un infortunio alla mano che ha tenuto fermo per 2 mesi, quindi a corta di preparazione. Ne abbiamo approfittato tutti per star fermi dopo le Olimpiadi. Intanto Resegotti ha accorciato le distanze, si è portato 6-3 e in questo momento c'è un colpo doppio, quindi 7-4. È una finale giovane questa, sì, possiamo dire così? Sì. Beh, sì. Effettivamente sono un po' il futuro anni, questi atleti. Sì, penso di sì, penso che siano le nuove generazioni della scherma. Se pensiamo poi che la spada è uno sport che si matura negli anni, non è che giovanissimi si possa raccogliere grossi successi nella spada. Angelo Mazzoni, prima che arrivino le stoccate finali, che poi seguiremo magari con un attimo più anche di partecipazione, parliamo un attimo di questa spada nazionale italiana. C'è stato un tempo in cui la spada effettivamente mieteva medaglie, successi un po' ovunque. Adesso in queste ultime stagioni mi sembra che ci siano delle difficoltà, a parte la sfortuna che comunque insomma è una cosa alla quale ci si può sempre appellare. Perché accade questo? Che cosa c'è che non va? Che cosa si deve migliorare? Intanto tra l'altro diciamo che Pantano si è portato 8-5 nei confronti di Resegotti. Allora, ma diciamo che i successi che ami tutta la spada risalgono al tempo della preistoria, quindi bisogna considerare che sono 4 edizioni delle Olimpiadi, a parte quella di Los Angeles con il bronzo, no? Sì, infatti l'ultima medaglia d'oro alle Olimpiadi si risale al 1960, quindi non si può parlare più di crisi della spada in questo periodo, anzi dal 1980 noi ragazzi di spada siamo emersi, perché in linea di massimo negli ultimi 8 anni abbiamo vinto 3 Coppe del Mondo su 8 e 4 volte abbiamo fatto secondi, quindi direi che non è un brutto risultato. I campionati del mondo abbiamo preso medaglie, bronzo, argento, purtroppo non siamo mai riusciti a vincere. Il punteggio adesso è 9-6 per Pantano, la stoccata decisiva. 9-6 per Pantano, quindi seguiamo la stoccata decisiva che dovrebbe poi assegnare il titolo italiano di categoria. Sì, vediamo, questo è un momento di preparazione, ma Pantano può tranquillamente gestire 3 stoccate di vantaggio con abbastanza calma. Infatti sta aspettando perché l'avversario si avvicini per scaricare questo attacco lungo che lui fa, o aspettare che l'avversario parta per arrestarlo. Infatti adesso sta sempre caricando le gambe per fare questo affondo, non ha problemi di tempo, è in vantaggio. È riuscito a mettere una bella stoccata adesso Resegotti. Sono momenti in cui evidentemente proprio anche a livello di psicologico non bisogna assolutamente mollare, no? Quando manca una stoccata. No, infatti quello non si è mai convinti di aver vinto, se non proprio quando si vede la luce, la propria luce accesa. 9-8 addirittura Resegotti, che sta attuando una buona rimonta. Evidentemente è vero quello che tu dicevi, può amministrare il vantaggio Pantano, ma forse questo può addirittura costituire un handicap, no? Perché ne manca una in fondo. No, infatti poi nella spada c'è questo colpo doppio che dovrebbe favorire quello che è in vantaggio, quindi uno tendenzialmente cerca sempre di mettere il colpo doppio e inevitabilmente trattiene la stoccata. Invece dovrebbe tentare il singolo. Colpo doppio però in questo 19 tempo. Ci vogliono 2 stoccate di vantaggio. Se avesse portato a segno la stoccata precedentemente avrebbe vinto il campionato italiano. Ora un discorso dei sedi, ma ci vediamo ancora. 19 si va alle 11 stoccate. Sì. Ricordo 19 in vantaggio Pantano. Ci sono 2 stoccate di vantaggio, sempre la solita preparazione. Ha vinto Pantano a questo punto.
sta scaricando tutta la tensione nervosa per questo incontro. Pantano dunque si aggiudica il titolo italiano di spada maschile, 11 stoccate a 9, batte Resegotti che soprattutto direi nel finale di questo... Sì, ha recuperato bene un match che ha compromesso purtroppo all'inizio per lui, perché se avesse iniziato con la stessa determinazione con la quale ha concluso il match sicuramente avrebbe potuto avere un esito differente, perché in effetti alla fine dell'incontro ha condotto nettamente, ha messo le stoccate nettamente di pregio rispetto all'inizio. Bene, noi ringraziamo Angelo Mazzoni che è stato il nostro partner in questa finale per il primo e secondo posto della spada maschile. In bocca al lupo per la tua attività che prevede che cosa ora? Ma ora venerdì purtroppo e per fortuna devo partire per andare a fare una gara in Germania, che noi consideriamo la gara più importante dell'anno perché dà dei soldi che non se ne vedono parecchi nel nostro sport, e poi abbiamo le ultime due gare di Coppa del Mondo che per me ormai è compromessa perché ho saltato tutte le gare per questione della mia malattia. Potrei ancora classificarmi ai primi otto con due buoni risultati, ma in preparazione mia è per i campionati del mondo, devo riuscire una volta a vincere, sennò la spada sarà sempre in crisi. Bene, grazie, in bocca al lupo. Stefano Pantano è il nuovo campione italiano per la specialità della spada maschile, ha conquistato il titolo al termine della finale per il primo e secondo posto contro Sandro Resegotti. Una finale che è cominciato con molta determinazione e che poi hai sofferto un po' nel finale. Sì, Sandro era sicuramente l'avversario più difficile della finale, ci conosciamo benissimo, tra l'altro siamo molto amici, ci dispiace anche incontrarci per il primo e il secondo posto. Già ci eravamo incontrati nell'83 e aveva vinto lui in semifinale e poi aveva conquistato il titolo. Ho cominciato sì con molta determinazione e poi sul 9-6 per me forse la fretta di finire o anche maggiore determinazione sua hanno permesso una rimonta che stava per costarmi caro. Senti, tu subentri a Sandro Cuomo, che è un grande campione, pensi che questo titolo italiano ti sia di buon auspicio, immagino? Speriamo di sì, perché Sandro è sicuramente un grandissimo campione, in questi campionati ha avuto dei problemi perché non si sta allenando come ha fatto l'anno scorso, però è sicuramente un titolo di prestigio subentrare a Sandro Cuomo, che tra l'altro è un altro caro amico e compagno di club delle Fiamme Oro. Io sono delle Fiamme Oro, della Polizia di Stato. La domanda scontata in questi casi, che cosa stai provando? Sto provando la gioia che inseguo da tantissimi anni, perché questa, se non sbaglio, è la settima finale che faccio ai campionati italiani assoluti e speravo di riuscire almeno a vincerne uno. Ok, complimenti. Grazie. Tra storie di amicizie e di rivalità, i campionati di scherma proseguono. Il prossimo titolo che verrà assegnato sarà quello del fioretto femminile. Tra le 87 iscritte partecipano Vaccaroni, Zalafti, Traversa e Bortolozzi. A rappresentare le Marche, che ospitano i campionati, Giovanna Trillini di Iesi, che di recente ha conquistato il Mondiale Juniores. Che vede in pedana Dino Meglio a destra e Guichot a sinistra. Simultaneo, primo, niente di fatto, toccano tutti e due, 7-0-0. Secondo, avvertimento. Secondo simultaneo al terzo sorteggio per la priorità. Guichot in fondo alla pedana e adesso di fronte. La stoccata che è stata portata non è valida perché dopo l'alto del presidente di giuria abbiamo Meglio ai 2 metri. Meglio a destra, Guichot dietreggia. E lui adesso ai 2 metri. Meglio è quello di spalle, c'è stato un simultaneo sorteggio, moneta che assegna la priorità a Guichot. Guichot è quello di fronte che avanza e tocca Meglio, quindi vantaggio di Guichot 1-0, va a chiedere scusa a Meglio,
perché gli ha portato una sciabolata piuttosto forte alla schiena, facendo male a Dino Meglio, che ha chiesto scusa gentilmente. 1-0 in vantaggio il francese. Dino Meglio costringe Ghisciò ai due metri e ha la precedenza, la presa. Bravo. E adesso tocca molto bene prima che il francese Ghisciò riesca a portarsi fuori dalla pedana. Lo anticipa toccandolo, uno pari. Ancora un simultaneo, sorteggio e ancora priorità per primo a Ghisciò, il francese, che ora vediamo di fronte. Avanza Meglio, il francese esce lateralmente di pedana e c'è un avvertimento infatti del presidente di giuria a Ghisciò, perché è uscito di pedana lateralmente per cercare di evitare la stoccata. Si è sentito in difficoltà, vedete l'azione, ecco, vedete, si è sentito in difficoltà il francese, lo vedete adesso di spalle, ed è uscito lateralmente dalla pedana. Da dire una cosa, scusami un attimo, che comunque se Meglio avesse toccato il francese anche fuori pedana, la stoccata sarebbe stata valida per l'Italia. Sì, però Meglio non è arrivato a bersaglio e quindi non c'è stata stoccata, ma un avvertimento. Un avvertimento per il francese. Adesso invece c'è stata questa stoccata segnata da Schirmacher, il presidente di giuria tedesco, a Dino Meglio. 2-1 in vantaggio il nostro Meglio, Dino Meglio. Adesso lo vedete con la maschera alzata, c'ha la priorità Meglio, è di spalle. Ghisciò in fondo alla pedana, ancora un'uscita laterale del francese. No, che però in questo caso non è stata volontaria e ha perso l'equilibrio, almeno così dice il presidente di giuria, ha perso l'equilibrio, quindi non è stata intenzionale per evitare la stoccata di Meglio. E adesso tocca invece Ghisciò, questo in primo piano, due pari. Due pari nell'undicesimo assalto della finale olimpica della sciabola a squadre. Ghisciò a sinistra, Dino Meglio è andato avanti, ha rincorso Ghisciò che indietreggiando è uscito di pedana ed è ai due metri. Adesso dall'alto il francese, quello nella parte alta del teleschermo, c'è la priorità per Dino Meglio. Dino Meglio è quello in basso adesso nella inquadratura, lo vedete a destra. Alt del presidente di giuria. E ha toccato proprio sull'alt del presidente di giuria, è riuscito a toccare Dino Meglio, non è molto d'accordo Ghisciò, discute infatti con Schirmacher, non è d'accordo Ghisciò, ma in realtà Dino Meglio ha toccato Ghisciò proprio sull'alt del presidente di giuria, quindi la stoccata è valida. 3-2 in vantaggio l'italiano, si sono scambiati posizioni in pedana, Dino Meglio è a sinistra. Avanza Meglio, alto del presidente di giuria, non ha toccato Dino Meglio, fa segno appunto di non avere toccato. Sportivamente ha fatto segno di non avere toccato. Molte volte quando gli scrittori si comportano in questa maniera aiutano molto anche i giurati del presidente di giuria. Lo puoi dire bene tu, Montano, che da alcuni anni ormai, dopo aver abbandonato la scherma agonistica, fai appunto il presidente di giuria. Tre pari adesso per una stoccata messa a segno da Ghisciò, tre pari, dicevamo appunto di Montano, attuale presidente di giuria, è anche uno dei più quotati, infatti ha arbitrato proprio oggi, ha arbitrato sia la semifinale tra Francia e Romania e anche poi la finale per il terzo posto tra Romania e
tra Romania e Germania, semifinale tra Francia e Romania vinta dalla Francia 9-4 sulla Romania, e poi la finale per il terzo posto vinta dalla Romania sulla Germania per 8-7 con medaglia di bronzo assegnata alla Romania. Adesso Francia e Italia sono di fronte per l'oro, alla priorità Dino Meglio è quello di fronte alla priorità Meglio, eccolo inquadrato in primo piano con la maschera alzata, ha messo a segno la stoccata, 4-3 per Meglio e la priorità è passata a Guichot. 4-3 con priorità a Guichot. Guichot è quello a destra, adesso qui cambiano continuamente inquadratura. Fino Meglio a sinistra e ai 2 metri. Inquadrato ora di spalle Dino Meglio che è ai 2 metri in fondo alla pedana. Tocca, si è fermato. Si è fermato Guichot. Parato il contrattacco del francese che poi si è fermato e va a segno Dino Meglio. 5-3, vittoria di Dino Meglio. 5-3, siamo 8-3 per l'Italia. Dopo 11 assalti, 8-3 per l'Italia con la vittoria di Dino Meglio su Guichot per 5-3 e adesso in pedana Scalzo e Del Rie. Scalzo è a destra contro Del Rie. Giovanni Scalzo è stato finalista nella gara individuale qui di Los Angeles, purtroppo nei quarti di finale ha dovuto incontrare proprio Marco Marin, è stato battuto da Marin che poi ha vinto la medaglia d'argento e Scalzo si è piazzato 7° in classifica nell'individuale. Scusami se interrompo Maurizio, ma qua sul monitor non è venuto, i francesi hanno effettuato una sostituzione, è entrato Guichot al posto di Del Rie, non è stato segnalato da nessuno. Non è stato segnalato, infatti ancora sul tabellone si è segnato Del Rie, quindi adesso il nome abbiamo Guichot in pedana al posto di Del Rie, Guichot contro Scalzo. I francesi hanno messo in campo la loro riserva cambiando Del Rie. Attacco simultaneo, niente di fatto, il primo. Del Rie infatti aveva perso tutti e due gli assalti precedenti e adesso ci sono 2 stoccate in vantaggio Del Rie. 2 stoccate per Del Rie su Scalzo, 2-0 per, scusate ancora, Guichot che ha sostituito appunto Del Rie, 2 stoccate a 0 per Guichot. Questo è il presidente di giuria Schirmacher, un presidente di giuria che ha arbitrato gran parte delle finali mondiali e olimpiche di questi ultimi anni. Con alterna fortuna. Sì, ha avuto qualche volta in qualche finale, proprio noi italiani abbiamo avuto qualcosa da dire nei suoi confronti, qualcosa di negativo, però in complessivamente No, perché a Roma purtroppo diventa solo lui e se ci incontri l'attacco del francese ha ragione. Attenzione. No. È troppo corto il contrattacco del nostro Giovanni, va steso 2-1 sempre per Guichot. C'è stato un attacco appunto di Guichot che però non è andato a segno e quindi ha avuto ragione l'arresto di Scalzo che invece è andato a bersaglio valido, 2-1 per il francese Guichot su Scalzo. La linea ha ragione, sì, avanzava Scalzo, il francese è riuscito a mettere bene il ferro in linea.
Bologna sia andato a infilare scalzo nella punta della sciabola di Duchet. 3-1 adesso Duchet, anche se continuano a segnalare Derrier, è comunque in pedana Duchet per la Francia, che conduce 3-1 su scalzo. Scalzo è a sinistra, si sono scambiati posizione in pedana. Non c'è vantaggio, dice Schumacher, ha ragione, c'è l'avvertimento per il doppio simultaneo. Ci sono stati due simultanei, quindi al prossimo ci sarà il sorteggio per l'assegnazione della priorità, prima da una parte e poi dall'altra. Vediamo come ricostruisce questa. C'è Scalzo che molto sportivamente ha accusato la stoccata, ha fatto una cosa giusta, anche perché poi molto furbescamente aveva visto Giurati dall'altra parte con il dito teso, quindi meglio fare una bella figura. Ha fatto bene Giovanni molto... che comunque ora si trova in svantaggio di 1-4. Duchet è ai 2 metri e conduce per 4-1 questo 12° assalto della finale. Adesso tocca Scalzo, 4-2, Scalzo tocca Duchet, 4-2 per il francese. Un ragazzo molto giovane, anche lui, l'età media della squadra francese, a parte la Mur, molto, anche la nostra, loro sono ancora più giovani. C'è ancora un simultaneo, sorteggio, avete visto alzare la monetina da parte del presidente di giuria, la priorità è al francese, Duchet, vi ricordiamo ancora una volta che nelle scritte c'è una stoccata di Scalzo, nonostante la priorità di Duchet, Scalzo ha messo a segno la stoccata e ora ha la priorità. Dicevo che le scritte qui della televisione continuano a segnalare Derrier per la Francia, in realtà è stato sostituito da Duchet, pareggio che a calcio. È quello piegato e già la stoccata, proprio perché... No, perché il francese aveva ragione, ma ha messo la punta fuori bersaglio, quindi la ragione passa all'italiano che aveva portato una stoccata in superficie valida. Siamo 4 pari. 4 pari. E 8-3 vantaggio. 4 pari tra Scalzo e Duchet. Scalzo è di fronte. 4 pari al 12° assalto con l'Italia in vantaggio 8-3 nella finale olimpica della sciabola a squadre. Scalzo di fronte, avanza Duchet, c'è una stoccata di Scalzo che però va a segno dopo l'alto del presidente di giuria, perché Scalzo era uscito di pedana. Scalzo di fronte, momento molto delicato, avanza Scalzo, Duchet esce di pedana, è ai 2 metri, cambia l'inquadratura, abbiamo Scalzo di spalle, di nuovo cambio di inquadratura, avanza Duchet, è Scalzo che esce di pedana, non c'è stoccata, Scalzo ai 2 metri, lo vediamo di fronte. 4 pari tra Scalzo e Duchet, avanza Scalzo. A sinistra Scalzo esce di pedana, Duchet ai 2 metri. Cambio di inquadratura, Scalzo è di spalle. Attacco simultaneo, sorteggio, priorità a Duchet. Duchet, peccato, il sorteggio, la monetina ha dato la priorità a Duchet. Sì, poi la dovrà avere anche Giovanni Scalzo. Sì. Si
psicologicamente forse meglio, però riuscire eventualmente a mettere la stoccata per primo in questi casi. Comunque abbiamo appunto la stoccata messa a segno da Duché, adesso la priorità passa a Scalzo, vedete la luce rossa della sua colonnina accesa, ha la priorità e 5 pari tra Scalzo e Duché. Scalzo a sinistra con il ferro in linea avanza, Duché esce di pedana e messo ai 2 metri. L'Italia conduce 8-3 nella finale dopo 11 assalti, al 12esimo 5 pari tra Scalzo e Duché. Il francese è di spalle, ha portato Scalzo in fondo alla pedana, l'italiano è ai 2 metri. Avanza Scalzo, 2 metri per Duché, cambio di inquadratura, questo in primo piano è Scalzo e abbiamo ora alle di spalle. Oro! Oro! Bella azione, oro. Vediamo come ricostruisce, bella azione, ma qui c'è quasi sicuramente... È la stoccata dell'oro, vediamo come si ricostruisce. Sì, è l'oro per l'Italia, è la medaglia d'oro per l'Italia, vittoria di Scalzo su Duché per 5-4 e vittoria dell'Italia, della squadra di sciabola italiana per 9-3 sull'Italia. È la quarta medaglia d'oro nelle Olimpiadi, nelle prove di sciabola a squadre. Dopo il 1920 e il 1924 e poi la medaglia d'oro di Monaco nel 1972, adesso la squadra di sciabola vince la quarta medaglia d'oro nelle Olimpiadi. Una bellissima vittoria sulla Francia, una vittoria convincente. Vediamo l'ultima stoccata al rallentatore, eccola questa stoccata sulla testa di Scalzo a Duché per la vittoria per 5-4. Eccola ancora la stoccata vincente, no, ecco l'attacco di Duché a destra, ecco qua che va a segno Scalzo, 5-4 la sua vittoria. La gara individuale, l'argento gara individuale, è venuto l'oro della gara a squadre, una gara che io credo di poter dire abbiamo dominato, abbiamo vinto 9-3 in finale, abbiamo vinto 9-3 la semifinale, 9-3 in confronto con la Romania, abbiamo battuto nettamente tutte le squadre che ci sono messe davanti, le squadre che erano più forti, le squadre più forti di queste Olimpiade. Mancavano delle altre squadre, ma chi ha torto io credo che abbia, chi è assente credo che abbia sempre torto. E comunque rincontreremo questa squadra l'anno prossimo e cercheremo di batterle anche per onorare questo titolo olimpico. Angelo Arcidiacono, catanese, 29enne. E pensare che aveva deciso di abbandonare le pedane. Sì, quest'anno dopo 2 anni di inattività ho deciso di riprendere perché le Olimpiadi erano un'occasione troppo grande che non mi volevo lasciare scappare. Sono entrato in squadra perché ho fatto una buona annata e è stata una decisione giustissima perché finalmente siamo riusciti a vincere la medaglia che tante volte ci era sfuggita di mano all'ultimo momento. La medaglia che è la gara più bella che ci sia. Giovanni Scalzo, messinese, 25enne. Sua la stoccata decisiva con la Francia. Sì, è una gioia incontenibile soprattutto perché appunto ho avuto l'onore di mettere l'ultima stoccata e di dar la vittoria all'Italia. E c'è stato un attimo di paura più che altro perché sul 4-1 ho avuto un po' di timore, però poi grazie a Dio ho ripreso l'incontro e sono riuscito a mettere l'ultima stoccata decisiva che ci ha dato la vittoria.